Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Universe Link Evolution, campagna di Yu-Gi-Oh! Arc V. Oggi altri duelli, quanti ne farò non lo so, comunque siamo in piena campagna Arc V, diamoci da fare. Duellando con le stelle, dopo il tentativo di questo maledetto di rubarmi le carte Pendulum, Zuzu teneva d'occhio il ladro. Zuzu sarebbe la nostra compagna Tsunderina. Ho saputo che hai intenzione di vendicarti di Yuya. Beh, non te lo permetterò. Piuttosto affronta me qui e ora. Non parli sul serio, vero? Che ti prende? Paura di rimediare un'altra sconfitta? Sfida accettata. Aiuto! Mamma mia, questo è un ciaddone, già solo dall'aspetto. Spero di non disturbare. Yuya? Ma no, non è Yuya. Si chiama Aiuto. Ok, avvoca il drago Xyz Ribellione Oscura. Così, lui avvoca da solo. La notizia dell'attacco di un uomo misterioso contro Shingo raggiunse rapidamente la squadra di duelli Yusho. Che strano, era Yuya quello? Non so che dire, ma poteva essere Yuya? Ti sembrava Yuya? Zuzu chiede a Skip Boyle, il nostro preparatore tecnico, di insegnarci le evocazioni Xyz, ma lui non le conosce. Non conoscono i Pendulum, non conoscono le Xyz. Vado a fare scuola io che ne conosco meno, però insomma, meglio di te. Gli studenti dell'Io accusano Yuya di aver ferito il loro amico Shingo con un duello. Ma non era Yuya! Ma non credo. Madonna, chi è questa? Henrietta Akaba! Ma è tipo la parente di quell'altro Akaba? Forse posso essere d'aiuto. Lei è Henrietta Akaba. Esatto, sono la presidentessa dell'istituto di duelli Io. Vorrei fare due chiacchiere con voi tutti. Yuya ha combinato un bel guaio. Yuya, sei davvero stato tu? Ma no, perché nessuno mi crede? So cosa ho visto quel giorno, ma a volte l'apparenza inganna. Va bene, Zuzu, cosa senti nel tuo cuore? Il cuore mi dice che sei innocente. Allora non è tanto tsunderina lei. Questo non cambia nulla, a meno che non vogliate coinvolgere la polizia, vi suggerisco di ascoltare la mia proposta. Yuya ha messo in ridicolo uno dei nostri studenti con carte che non possiede. Questa è una questione d'onore e abbiamo intenzione di lavare l'onta con un duello tra i nostri studenti e i vostri. Si affronteranno al meglio di 3 incontri. Che due palle. Se la vostra squadra... No, per dire che, insomma, 3 duelli contro la stessa persona. Ma no, non sarà così, dai. Se la vostra scuola vince, dimenticherò i problemi creati da Yuya. Se vinciamo noi, l'istituto prenderà immediatamente il controllo della scuola di duelli Yusho. Guarda, ci fai un favore, perché non sanno neanche insegnare le evocazioni Xyz, quindi... Esistono 3 metodi di evocazione superiore. Fusione, Sincro e Xyz. Ma mi è giunta voce che ora ne esiste un quarto, l'evocazione Pendulum. Il potenziale dell'evocazione Pendulum è sprecato qui. Ok, Yuya quindi vuole duellare. Gong è d'accordo. E... Però, cos'è successo? Sora dice che non è un membro della scuola. E che cos'è Gong allora? E duellerà anche Zuzu. Ma Zuzu è tipo parente di questo Boyle? Perché Zuzu Boyle... Forse sì. Dipper! Ehi, eccomi qua, in carne e ossa. Dipper è un nome che non vi scorderete facilmente. Ci sarà solo un duello probabilmente con lui. Aspetta però, se io sono Dipper... No, non sono Dipper, sono Yuya. Giusto? Ah sì, meno male, no, perché... Dipper Orion. L'ho detto. Tutti quanti i nomi delle costellazioni. È bello comunque, è bello. Non so. Oila! 3 mago mira stelle! Yeah, yeah, yeah! Ok, iniziamo. Zona Pendulum qui. E anche il drago Pendulum, zona qua. Oh yeah. Ah, possiamo però evocare da 1 a 3. No, ok. Dunque, richiamo artista amico. Attenzione però, richiamo artista amico è una carta buona. La metto coperta perché quando ricevo un attacco diretto... Posso annullare l'attacco e prendere 2 artista amico che hanno un attacco pari o inferiore a quello del mostro che attacca. E poi niente, finire il turno. Vuoi attivare l'effetto di pendulum occhi diversi? Sì dai, mi serve. Meglio prendere qualcuno. Beh, prendo la rana artista amico, dai. Artista amico rospo. È meglio, mi può tornare utile magari. Magari. Oh, carica stellare. Oh, 2 mostri troppo. Che cavolo. No, ma dai. Ma tutta quanta la tattica. E fa un'evocazione Xyz?
No. Ah sì, forse, perché aumenta il livello. Eccolo qua. Chi è? Pleiades, vabbè. Pleiadefo, mamma mia, che nomi. Ah, i giapponesi, questi nomi, questi giochi di parole. E vabbè, allora. E allora. Con attimo. Tutto, via. Però sono curioso delle carte che ha giocato, voglio vedere. No! Cosa? Non ci credo. No. Ah, sì, funziona. Ah, ok. No, mi stavo già prendendo male, perché, dai. Allora, posizione nella zona pendulum qua, mira stelle. Il rospo che faccio? Lo metto in difesa? Beh, lo posiziono, dai. Per ora va così. Costellazione Paul, madonna. Ma, qualche, ma che carte c'ha? Ma è possibile? Ah, e può pure sacrificarla così subito. Perché? Ma non ha attaccato. Perché non ha attaccato? Allora potrei posizionare questa, sacrificando questa. Purtroppo mi tocca giocarla così. In questo momento Pendulum non mi serve a nulla. Non ho utilità del Pendulum. Sì, vabbè, però, ma che è? Sì, ma sto tizio che deck c'ha? Sì, vabbè, aumenta il livello. Bravo, bravo, bravissimo. Rievoca quello di prima, la 2005, ti pareva? Troppo bello per essere vero, eh? Ma sì, tanto. Un po' di attacco in più che gli fa. Non può attaccare? Perché non attacca? Boh, gioco artista amico, pesce spada, coperto in difesa e termino il turno. Non ho altro in mano. Questa mano proprio tremenda, eh. A parte questo pure c'ha delle carte sgravatissime. Vabbè, però, sì, ma come cavolo fa a giocare così, oh? Dunque, se gioco spade mistificatrici potrei avere una piccola chance. Ma in realtà no, perché non posso evocare nulla. Non lo so, boh, questo duello mi fa un po' schifo. Non capisco, non so come giocarle, non lo so proprio. Cioè, questo qua tutto quanto da solo sta facendo. Dunque, mira tempo nella zona pendulum. E posso fare un'evocazione pendulum, quindi. Scelgo il drago pendulum. Io non so dove sto andando a parare, sinceramente. Io gioco a caso a questo punto. Tanto, qualunque cosa faccio, questo, quello sta 4 mosse avanti. Mago mirastelle. Cioè, l'effetto di mago mirastelle è buono. Io attacco questa, giusto? Perfetto. Buono così. Certo, potevo aspettarmi un altro turno perché doveva restare coperta ancora per forza quella, ma ok. La lascia in attacco. Dovrei preoccuparmi delle carte. Queste qui? Devo preoccuparmi, sì. Ok, questo qui niente. Deve avere materiali. Questa? Niente. Oh, si sta rigirando la frittata. E sono contento, e sono contento. Perfetto. Lo evoco, sì, sì, lo evoco, bravo. Allora, questa qui la tengo in difesa ancora. Voglio evitare possibili ripercussioni. 1.400, meno male. E attacchiamo. Bene, 1.200 diretti.
Ottimo. Beh. La strada è lunga ancora. Potrebbe ribaltarla benissimo lui la situazione. E non mi piace. Non mi piace affatto. Ok, questa però deve essere nella zona pendulum. Posso fare un'evocazione pendulum? No, me la tengo. No, 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 fermati, fermati. Ah! Il richiamo del Possed. Sì. Sì, posso farlo, posso farlo. Ok. Sì, non è un effetto istantaneo. Ok. Main phase 2. Si sono distrutte a vicenda. Evocazione pendulum. Drago pendulum, occhi diversi. E posso evocarne un altro? D'accidenti. E il rospo, il rospo, il rospo. Bene. Dai. Dai che ci sta iniziando a prendere gusto, dai. Drago pendulum ovviamente in attacco. È qui. E il rospino lo mettiamo in difesa. E è scoperto comunque. Quindi posso attivare il suo effetto volendo il prossimo turno. Se non me lo distrugge prima. Se non me lo distrugge prima. Quindi buono così. E sta andando, sta andando. Piano piano sta andando. Oh. Ah, pensavo ci fosse rimasto. Potrei aver fatto. Ok, attacchiamo ovviamente con il drago sempre prima. Drago pendulum. No. Ok, e via, altri 1200. Ragazzi, praticamente lui che ha fatto? Ha fatto tutto all'inizio e mo non ha più niente. Spero. Ora che l'ho detto. Niente, ci deve ancora pensare. Aia, e non mi piace. Un altro richiamo? Beh, questa non è che mi serva ora. Attacchiamo allora. Sempre col drago prima. La carta coperta non si attiva, a quanto pare. Ah sì, il rospo durante la battle phase poi, comunque, va bene. No, 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 tranquillo. E attacchiamo, mancano solo 1200 life point. Abbiamo fatto, abbiamo praticamente fatto. Dai. Dai amico mio, dai che ce la facciamo. Perfetto, perfetto. Gli attacco con quello più debole però, perché è capace a un cilindro magico così dal nulla. E mi ribalta la situazione, proprio davvero mi distrugge. Meno male, no, perché la vedevo nerissima all'inizio. Mi ha fatto 10.000 evocazioni. Io stavo lì con due carte, non sapevo che fa. È andata bene, sono contento. Joe Sipario, spero che vi siete divertiti. Ci è rimasto di merda lui, tranquillamente, però. Lui poverino ci è rimasto malissimo. Che spettacolo, dovrei fare tre duelli allora. Dopo la vittoria di Yui al team della Yu Show, mancava solo un altro successo per salvare la scuola. Allora facciamocela con calma. La prossima sei tu, Zuzu, contiamo su di te. Non preoccupatevi, lasciate fare a me. So che da questo duello dipende la salvezza della scuola. Non posso perdere. Le carte pendulum di quel ragazzo saranno mie in un modo o nell'altro. Date il via al secondo duello. Oh. Sì, presidente. Mi chiamo Giulia Crystal e sono specializzata nell'evocazione tramite fusione, l'evocazione più bella. Per il tuo papà sei una gemma preziosa, ma noi due sappiamo la verità, giusto? Che vorresti dire? Che sei un imbroglione e bugiarda. Hai paura di ammettere quello che ha fatto il tuo amico. Tu non sai niente di me. Forse no, ma sto tutto sulle gemme. Hanno uno splendore inconfondibile. Uno splendore che tu non hai. Pensa un po' a quello che ti pare. Non ho ben capito sta cosa delle gemme. Perché lei è una gemma? Zuzu è una gemma? Non lo so. Ah, devo vincere con Giulia? Ok, va bene, facciamo un po' l'evocazione di armadillo gemma, che grazie al suo effetto mi permette di prendere un altro cavaliere gemma dalla deck alla mano. Prendo cavaliere gemma ossidiana, mi piace l'effetto. Vediamo un po' l'extra deck. Ah, vedo un bel po' di mostri. Cavoli.
Ok, finisco il turno. Se becco una polymer, mi sa che posso fare subito, eh. Buai. Vabbè, però iniziamo così, no. Beh, bene, perfetto. Vediamo di beccare una polymer, perché sennò finiamo male subito. Ok, ci sta, bene. Allora, oddio, anche cavaliere gemma rubino, ma no, scelgo diamante maestro. Ah, non importa chi. Allora, lui e lui. Ha tre mostri, cavoli. Vai, così. Lui lo so, un po' a malincuore, questo era 2005, però non lo evocherei mai, non lo evocherei, quindi ci sta. Tre mostri, cavaliere gemma, in attacco, baby. Ah, però quelle carte coperte non mi piacciono. Beh sì, evoco cavaliere gemma ossidiana, evocazione normale, prima era fusione. Non ho un mostro normale di livello 4 o inferiore al cimitero. Ah, non è normale. Cribbio. Atena, è stato un piacere. Ah, Agido. No, ok, posso distruggerla. Sì, faccio distruzione totale. Ti attacchi. Ti attacchi proprio, cioè. Tanto non poteva neanche evocare Atena. Si rievocava? Non poteva. Livello 6. Ah, livello 6 o superiore! Ma perché leggo male? Perché leggo male? Perché non so leggere? Che problemi ho? Ah, già ho evocato, quindi attivo fusione e coscrizione. Perché non potrei evocare se la uso, però almeno posso. Ho già evocato. Ok. Ho scelto un po' a caso, lo ammetto. Però adesso posso attaccare. Guarda, io. Lo sapevo che aveva un mostro con 2000 di difesa. Proprio preciso. Perché l'ho fatto comunque l'attacco con 1009? Perché ci speravo che non l'avesse. Ci speravo, ma lo sapevo che ce l'aveva. L'ho fatto proprio per darmi ragione. Perché dovevo avere ragione a tutti i costi. Ah. 3.800. 6.000. Ho vinto. No. Di poco. Di poco davvero. Di poco davvero. Ora, main phase 2. Gioco fusione piroxene. Non si sa mai quello che può succedere. Non si sa mai. Per l'appunto, non si sa mai. Non mi piace. Poi magari non è nulla. Attacchiamo subitissimo. Ok. Ah. Oh, cavoli. Non dirmi che. Ok, è fatta. Ok. Anche questa è andata. Stranamente ho vinto due duelli di fila. Questa sì che è una disfatta completa. Zuzu! Mi dispiace per il tuo duello. Dispiace anche a me, so quanto fosse importante e ho perso. Dai, Zuzu, tirati su! Basterà vincere il prossimo! Dato che è una vittoria ciascuno, direi di fare anche quest'altro duello. Oggi episodio un pochino più lungo. Le due scuole erano in parità e la vittoria nel duello successivo avrebbe deciso il destino della Yu Shou. Gong non era uno studente, quindi toccava all'ultimo arrivato nella scuola, Sora. Mi chiamo Kit Blade, sono il miglior specialista di sincro evocazioni mai visto. Allora, chi di voi devo stracciare? Gong vorrebbe buttarsi nella mischia, ma Gong non è uno studente della Yu Shou, quindi non può sbaragliare l'avversario. Ascolta, Sora, chi vince questo duello prende tutto. Devi farlo a pezzi. Non me la cavo bene in situazioni di pressione come questa. Sono sicuro che il mio avversario non importi, quindi se vuoi duellare al mio posto, per me va bene, sopracciglione. Sopracciglione! Guarda che non posso perdere tutto il giorno, sopracciglione! Se te la fai sotto come un coniglio, taglia corto e fai duellare qualcun altro, chiaro? Come osi! Gong ti farà vedere che il coniglio è qui! Questo duello è decisivo, chi vince controlla la Yu Shou. Duelliamo! Storia del deck, ovviamente. Deck storia, storia deck. Insomma, ci siamo capiti. Dai, yeah! Forbice, ho perso.
Figuriamoci se vincevo. Allora posso un attimino ragionare sul da farsi, su come attaccare l'avversario con mostri difensivi. Ah, però. Ah, distrutto in battaglia, vabbè, ovviamente, figuriamoci. 1003, è che non ho nulla tanto per distruggerti. Difesa. Non ho neanche mostri nell'extra deck. Ma dai! Devo equipaggiarli tra di loro? Come funziona? Ok, vocazione sincro, me le ricordo ancora. Carine. Buonanotte. Eccola qua. Dai. Opzione 2. Cioè, perde la difesa ma non può essere distrutto. Vabbè. Non ho carte per vincere. Come si aspettano che io vinca? Allora, questo è interessante se io avessi un mostro da sacrificare. Cioè, se io avessi un mostro che conta come due tributi, ok. Ed essendo che posso per ora evocarla specialmente, se pescassi un mostro da due tributi macchina, sarebbe perfetto. Ok, mette coperto, va bene. Ah, samurai super pesante, grande Benkei. Perfetto, allora evoco specialmente. In attacco è uguale, tanto mo va sacrificata. E bene, evochiamo il samurai. Sì. Bene, la metto ovviamente in difesa perché non posso fare altro. E a posto. Speriamo di vincere in qualche maniera. Ricordatevi che non so leggere. Bene. Io non ho speranze. Ah, però aspetta, sì, ora è interessante la cosa. Posso attaccare con Boxer e distruggergli quel mostro che ha pochissima difesa. Attiviamo l'effetto col segnalino. Perfetto. Posso attaccare anche in difesa? Applica la loro difesa per il calcolo dei danni. Sì! No! No. Però distrutto almeno. Almeno questa piccola consolazione. Che bello. Posso attaccare in difesa. Perché l'hai evocato? Che cosa fa? È un tuner. Cosa fa? Ah, bene, allora posso attaccarla con questa e poi dopo attaccare con questa. Tanto dura una sola volta, dura. Evochiamo un altro boxer. Boxer. Cavoli, che bello, non me l'aspettavo. Ok. E con orca miseria! Ora se ne prende una. Ah no, che ha preso? Non lo so, comunque. Attacchiamo anche con questo. Attiviamo l'effetto di boxer. Si prende un altro segnalino. Mo basta con questi segnalini. E poi questa. Yes. Andata. Ragazzi e ragazze anche. Perché noi ragazze. Perché si sa, no? C'è la schwa alla fine di ragazze. Bene. Sono soddisfatto. Ora sono molto più soddisfatto di prima, certo. Non che prima lo fossi, prima non lo ero per niente. Vai, un altro boxer, vai, tutti quanti boxer in attacco, yeah! Attacchiamo con un boxer. Ah! No. Si attiva l'effetto. Va bene, ha solo 1000 di difesa. Va bene. Distruggiamolo. Non attivare l'effetto stavolta. Ah, potevo attivarli sugli altri due, però vabbè, dai. Ah, e mo te li becchi 3005, vai! Sono passato dall'essere diffidente di questo deck all'essere un fan nel giro di 13 turni, che sono trascorsi velocemente, devo ammetterlo. Sì.
Attivo l'effetto di boxer che ti annulla l'attacco. Cioè, non mi annulla il danno, però ti annulla l'attacco comunque. A posto, direi che è fatta allora. Distruggiamo il mostro e... Boxer, concludila. Boxer non conclude nulla. Se mi attacca questo, potrei anche non attivarlo l'effetto. Però se combatte, io sto in difesa, giusto? Ma ha scelto da solo? Me l'ha distrutto comunque. Allora, evoco samurai super pesante. Ne ho pescato un altro. Uno e due. Bene. Qui. E ovviamente attivo il suo effetto che lo mette in difesa. Perfetto. Attivazione, effetto. Equipaggio. Qui. E ora, nel caso gli venisse la brillante idea di distruggermelo, c'è l'effetto che si attiva di anima perfora. Ok? Hai rotto le palle! Basta! Basta! E dai! Però non se ne può più, vabbè. Aia! Un altro! In difesa però stavolta. Vabbè, sì, distruggi il mostro avversario, va bene. Che fa? Sacrifico? Cosa? Che ha fatto? Sì, attivo l'effetto di anima perfora. Allora, prendo un altro samurai super pesante, grande Benkei. Tanto ho perso. Lo so che potevo attaccare l'altro, ma non ci ho pensato. Non so perché. Ah, guadagno un solo effetto se praticamente sacrifica un mostro. Allora metto lottatore blu che non può essere distrutto in battaglia. Però deve essere uno sciabola X. Vediamo come va. Ah, bene. Può sceglierli dal cimitero, certo. Ovviamente. Quindi ovviamente li sacrifica, certo. Bravo. Ah, però per evocare? Non può essere distrutto in battaglia. Ah. Allora. Attivo l'effetto di anima corna e l'equipaggio. Gioco in difesa un super pesante e se non sacrifica per attivare l'effetto di Sauser potrei evocare il samurai e finalmente vincere, ma non credo che... Ecco, lo fa, ovviamente lo fa. Ti prego questa, attacca questa, ti prego attacca questa. No, questa! Questa! Questa dovevi attaccare! Ah, però. Anima pacificatrice è interessante. Il problema è che mi serve da evocare. Allora, attivo l'effetto. Praticamente ora non può attaccarmi questa carta. Attiva l'effetto, ovviamente. Non puoi distruggere...
Va bene, però. Ho pescato samurai super pesante. Lo evoco specialmente. E posso evocare samurai super pesante. Ho vinto e vi spiego anche perché. Qui lo voglio. Attivo il suo effetto. Sì. In difesa, battle phase. E attacco questo. Devo soffrire io per vincere i duelli. Perché? Li ho tutti quanti fatti in una volta sola. Però, cavolo, devo soffrire. Presidente, la sua squadra ha vinto un solo duello, quindi ci teniamo la nostra scuola. Lei delusissima proprio. Il prossimo è appuntamento col destino, però io finalmente ho finito i duelli, ho vinto tutti quanti in una volta sola, non ho dovuto rifare nessun duello, sono super contento, però ho sofferto come mai nella prima d'ora in un duello. Ad ogni modo, spero che il video vi sia piaciuto, in descrizione ovviamente vi lascio il link per Instagram e Telegram, se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi, ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video, bye bye!